Oggi il Vangelo della liturgia ambrosiana che c'è qui a Saronno racconta dell'incontro di Gesù con Zaccheo. Vi leggo il brano. Entrato nella città di Gerico, la stava attraversando. Or un uomo di nome Zaccheo, che era capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non ci riusciva. C'era infatti molta gente ed egli era troppo piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, si arrampicò sopra un sicomoro, perché Gesù doveva passare di là. Gesù, quando arrivò in quel punto, alzò gli occhi e gli disse: «Zaccheo, scendi in fretta, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese subito e lo accolse con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Signore, io do ai poveri la metà dei miei beni, e se ho rubato a qualcuno, gli restituisco il quadruplo». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche egli è figlio di Abramo. Infatti il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Ecco, questo brano del Vangelo viene un po' a proposito con quello che noi stiamo attraversando di questi tempi di votazioni per il nuovo assetto della Repubblica Italiana. Abbiamo persone che promettono e chissà se mantengono, persone che sono rappresentate da Zaccheo. Come si usava in quel tempo raccogliere, come facevano i pubblicani, le tasse per Roma? Non c'erano le cedole come adesso. La raccolta delle tasse era oggetto di un appalto. I pubblicani garantivano al romano che chiedeva le tasse un certo corrispettivo. Dopodiché erano affari suoi che riuscisse o no a trovarli nella popolazione. Non è come adesso che c'è lo Stato che direttamente va lì e chiede le tasse, no. C'erano appunto questi pubblicani: «Cara Roma, io ti assicuro tot», e quel tot si impegnavano a darlo di tasca propria se non fossero riusciti a raccogliere quelle tasse. Chiaramente, se a fronte di tutto questo esigere si riusciva ad esigere ancora di più, ebbene, tutto il guadagno, tutto quello che in più si raccoglieva, finiva nelle tasche di chi aveva appaltato la raccolta delle tasse. Questi era Zaccheo. Un altro era proprio quel San Matteo, Levi, che era stato addirittura un pubblicano che Gesù aveva convertito ed era diventato uno dei suoi discepoli. Zaccheo si comporta più o meno allo stesso modo. Quando viene a contatto con Gesù, è conquistato dalla
carisma di Gesù e immediatamente promette di donare il 50% dei suoi beni ai poveri. E se ha rubato qualcuno più del dovuto, ebbene restituirà a costui 4 volte di più. Insomma, è una conversione che se accadesse di questi tempi a tutti coloro che nei vari settori dell'amministrazione italiana hanno rubato, e sarebbe già una bella conquista. Ma non bisogna disperare, l'uomo che sembra il vero determinatore delle sue cose è solo un personaggio di un'opera trascendente e divina, come accade in tutti i settori in cui esiste veramente un creatore, per esempio un romanziere. Nel romanzo che è la sua opera, il romanziere non scende di persona, ma impiega la sua vita per scrivere e descrivere pensieri, parole, opere. Chiaramente determina una sorta di realtà fittizia che però segua certe regole di tipo creativo, di tipo determinante, per cui se sono raccontati 2 genitori che mettono al mondo un figlio, poi si racconta anche che questi 2 genitori scelgono il nome per il figlio. E se uno non sapesse che sotto quel romanzo chi veramente ha scelto ogni cosa, perfino ogni virgola di quel libro, è il narratore, arriverebbe a credere alla cosa narrata senza la capacità di andare alla origine che esiste all'interno di questo mondo così come è rappresentato. La vita umana ha un creatore dello stesso tipo? Se ci fermiamo a osservare come nella vita umana ci sia il perfetto equilibrio dinamico, sempre tra tutte le cose, tanto che se esiste il movimento della materia, esso è uguale e contrario a quello dell'antimateria. Se esiste la velocità del magnetismo, esso è uguale e contrario alla velocità del lato elettrico. Se esiste un polo positivo, è perché esiste un polo negativo. Se esiste nel settore dello spirito quello che difetta, è perché dall'altro lato c'è quello che invece è esuberante. Da una parte il negativo, dall'altra parte il positivo. Ed è in questo modo che realmente si realizza un'opera che è quasi uguale a quella del narratore. Cosa fa il narratore nella sua opera? Tira fuori da nulla, ossia dallo zero, tutta la sua verità immaginata. E così accade anche nel nostro settore, in cui si sa nulla si crea e nulla si distrugge. E allora, se esistono sempre quantità uguali e contrarie che possiamo schematizzare in più 1 e meno 1, noi siamo sempre in presenza di uno zero che semplicemente ha assunto l'essenza complessa in 2 enti uguali e contrari come più 1 meno 1, o l'elettrico e il magnetico, o il materiale e l'antimateriale, o lo spirituale e il materiale. E noi a questo punto
possiamo renderci conto, proprio in virtù del principio di azione e reazione, che stiamo vedendo sempre la dinamica uguale e contraria a quella veramente in atto. Perché noi siamo degli osservatori secondari. Siamo noi che siamo al centro della evoluzione dell'universo, perché l'universo è percepito dinamicamente, essenzialmente, grazie all'essenza di ogni osservatore. Siamo noi, con la nostra essenza, al centro dell'universo. Certo, sembrerà che poi il luogo in cui noi siamo è su un pianeta qualunque che gira intorno al Sole, che gira dentro la sua galassia, che si muove insieme a tante altre galassie, essendo il tutto un qualcosa che è diffuso in tutti i luoghi e in cui non esista un vero e proprio centro, un vero e proprio primato. Questo sembra in modo oggettivo, ma se noi ci rendiamo conto che stiamo osservando qualcosa che è il risultato di una percezione soggettiva, allora ci rendiamo conto proprio che noi siamo al centro dell'universo, perché è il punto più avanzato del tempo, della presenza, è quell'attimo che potremmo computarlo con l'orologio. È questo istante qui. Ebbene, in tutto l'universo che è collocato intorno a noi, tutte le date relative alle altre presenze sono date tutte quante più arretrate rispetto a noi. Il Sole, che lo vediamo a distanza, è a 8 minuti di distanza. Le stelle, che noi vediamo presenti nel nostro presente, che riguarda il cielo che vediamo, sono luci di milioni di anni or sono, di stelle che magari ora non ci sono più nemmeno, eppure sono lì che danno luce e forma al nostro presente, che è il punto più avanzato che esista nell'universo, perché, ripeto, non solo se io guardo davanti, ma anche se io considero ciò che è alle mie spalle, anche lì tutto quello che è a distanza spaziale è più arretrato nel tempo della presenza, è l'attimo più avanzato in tutto questo insieme di tempi diversi, è quello che occupo io. Io sono il punto più avanzato della esistenza e sono io che, grazie al fatto che io esisto, che mi trascino dietro e condiziono alla mia osservazione dinamica tutto il resto, che poi appare muoversi in relazione proprio alla mia dinamica, in cui per osservare una cosa io la devo posizionare. Per osservare un punto dello spazio, io lo devo scindere in tre componenti sugli assi cartesiani, tanto che un punto spaziale è rappresentato da tre coordinate spaziali. E se lo voglio anche andare a definire collocandolo nel tempo, devo aggiungere una quarta coordinata che poi sia uguale a quelle spaziali, perché come già Einstein ci ha fatto capire, lo spazio e il tempo sono solo forme diverse assunte dalla stessa cosa. Ma lo dico anch'io, perché se noi osserviamo il Sole a distanza di 8 minuti e quindi vediamo che ancora non c'è il Sole di adesso, perché non è ancora arrivato alla nostra osservazione, un osservatore che fosse secondo una visione laterale, nella quale alla stessa distanza da questo osservatore c'è il Sole da una parte e la Terra dall'altra, ecco che egli vedrebbe esistere nello stesso tempo sia
l'onda che esce dal sole sia l'onda che arriva sulla Terra. E allora com'è questa storia? L'osservatore dice sono simultanee. Come mai io invece vedo una prima dell'altra ben 8 minuti prima, se un altro osservatore dice ma no, hanno la stessa data astrale? Come mai? È perché quello che quell'osservatore sta vedendo come spazio, io dalla Terra, guardando verso il Sole, lo vedo come tempo. Tempo e spazio sono semplicemente forme diverse che sembrano essere due e poi sono la stessa cosa, che solo concepita in modo diverso a seconda che io la veda in profondità o che io la veda nella larghezza. Una fila di soldati uno dietro l'altro io lo potrei vedere solo nel primo, ma chi osservasse questa fila di fianco la vedrebbe tutta quanta. Se io osservo questi soldati e poi li faccio leggermente spostare, io questa fila la vedo in prospettiva. Il soldato più lontano è molto più piccolo di quello che io vedo davanti. Invece chi lo osserva di fianco vede tutti i soldati alti uguali. E vedete, il modo di apparire si condiziona proprio alla prospettiva del nostro modo di vedere. E siamo noi che, grazie al nostro modo di vedere, poi vediamo in cicli tutta la presenza, perché dobbiamo darle una quantità. E se noi consideriamo che esista il volume, ma ci mettiamo di fronte al volume e vediamo solo una faccia, solo un quadrato, sappiamo bene che ci sono anche le altre 6 facce. Le vedrebbero altri 6 osservatori che simultaneamente ci fossero uno a destra, uno a sinistra, uno sopra, uno sotto e uno nell'altra parte e che guardasse verso di me. Ma la simultaneità impone che questo cubo ci sia tutto. Ma se io vedo davanti solo il quadrato di una faccia, potrei dire esiste solo la dimensione 4, che poi diventa la dimensione 8, perché io vedo 4 vertici, ma anche 4 segmenti. 4 e 4 fa 8. Certo che io, vedendo questi 8 davanti, sto spezzando tutta la mia visione in due uguali e contrari, che non è 8, è 16, perché la realtà, quando è binaria e si poggia sull'indice 4 dello spazio-tempo, impone che 2 elevato a 4 è uguale a 16. Ebbene, vedete, io che vedo la faccia davanti e l'altro dall'altra parte che vede la faccia di dietro, io vedo 8 cose diverse e lui pure. E le cose diverse nelle due facce contrapposte tra di loro sono 16. 16 dimensioni esistono, ma che si differenziano come la presenza 6 di un intorno e il ciclo 10, che è proprio tutto il ciclo lineare di questo intorno. Ecco come io arrivo al quanto 16 e arrivo a capire che la percezione quantitativa che io riesco a raggiungere è secondo una ferrea analisi di tipo proprio che si poggia sui vincoli dello spazio, del tempo, tanto che lo spazio ha 3 vincoli, il tempo ha 2 vincoli, la massa ha un vincolo solo, il flusso reale ha 4 vincoli, il calore ne ha 5, la mole ne ha 6, l'intensità unitaria ne ha 7. E vado a finire ai 7 modi diversi di osservare la qualità della natura, che appare diversa a seconda che io ne considero uno solo, 2 o 3
o 4 o 5 o 6 o 7. Ma quanti ne vedo io? Io ne vedo sia 1, sia 2, sia 3, sia 4, sia 5, sia 6, sia 7. Io sono l'arbitro di tutto ciò e uso queste possibili simultanee quantità per ottenere, grazie a ciascuna, delle qualità diverse di quell'essere quantitativo che esiste come quanto e non come quale. La qualità ce la darò solo e tutta quanta io. Se considero 10 dati in uno solo, io ne percepisco la presenza di massa. Se ne considero 2, quel quantitativo, che è simultaneo a quell'altro, me ne dà nella intuizione e nella immaginazione del tempo. Se ne considero 3, concepisco il volume. Se ne concepisco 4, concepisco il flusso del volume. Se sono 5, il flusso del calore. Se sono 6, il flusso della molecola. Vedete, i primi 3 fissano lo spazio-tempo-massa. Gli altri 3 fissano il flusso dello spazio-tempo-massa. E il settimo è una percezione percentuale, perché sta considerando l'intensità unitaria, messa proprio in relazione a un qualcosa che è unitario con 3 dimensioni e di conseguenza tutto il resto ne ha 7. E 7 è il vincolo della sfera, e io vedrò una diffusione sferica nella luce grazie proprio a 6 componenti osservate uscire da quel centro dell'origine degli assi cartesiani, e la 7ª componente come il tempo del rapporto 6 a 1. Ebbene, questa percezione dinamica che noi otteniamo è dinamica, ma proprio perché esiste tutto come un progetto, ma noi lo vediamo nel tempo del suo farsi. Cominciamo dal centro, in cui tutto è solo un punto, che come spazio è 0, è l'intersezione degli assi, e poi cominciamo a esplodere simultaneamente più 1 meno 1 da tutte le parti, ossia dai 3 versi, dai 3 parametri che esistono nei 6 versi. E così noi abbiamo che a mano che creiamo queste distanze sempre più lunghe, noi possiamo avere l'impressione che stiamo andando solo nel negativo. Ma se andiamo nel negativo è perché stiamo andando anche nel positivo. E se andiamo nel negativo a vedere a meno 1 nascere la vita umana, è solo perché mentre siamo andati in negativo siamo andati anche in positivo. È sempre lo 0 che computa, però quando c'è un soggetto come il nostro che si mette a vedere attraverso dimensioni vincolanti, ecco, è l'arbitro di questa realtà e arriva a vederla nella sua pienezza. Cosa c'entra tutto questo discorso con Zaccheo? C'entra perché quando l'uomo cerca di mettersi in mezzo come l'arbitro anche di una raccolta di quattrini, eccetera, e è accanito nella sua opera, proprio come era un pubblicano, arriva Gesù Cristo e sconvolge questo ordine di cose, lo ribalta. Gesù ha questo potere meraviglioso di affermare non la logica del mondo, in cui c'è il guadagno, c'è l'intrapresa, c'è il successo, no, quella uguale e contraria, in cui chi ha dona, chi non ha è beato, in una ottica
che pone il vero successo non su questo mondo, ma sul mondo uguale e contrario che verrà dopo questo, appunto che in questa vita a termine ci sia tutto il male e in quella infinita e dunque non a termine, che moltiplicandosi con questa determina il valore del Dio uno, ecco, quell'altra eterna è vincente tanto quanto questa è perdente, tanto in questa moriamo tutti, tanto in quella partiamo proprio da questa morte per vivere in eterno. E mentre sembra che Dio ti toglie, in effetti usa quella croce per farti vincere in assoluto su questa croce. Bisogna conoscere Gesù, e quel Zaccheo che arriva a conoscere Gesù lo vede così autorevole da non avere più dubbi, cambia il modello della sua vita. Ecco, bisognerebbe che questo Gesù fosse conosciuto soprattutto oggi, in cui il potere economico e tanti altri poteri dominano con una forza di opportunismo che invece dovrebbe incontrare la stessa follia di Gesù Cristo, che portava a dire: se vuoi vivere davvero, muori a te stesso.